Ciao, sono Antonio, imprenditore digitale. In questo breve video andiamo a vedere come fare pubblicità al nostro store in dropshipping senza spendere soldi. Quindi stiamo parlando di metodi per far affluire dell'utenza al nostro store, che poi saranno degli utenti che possono essere effettivamente in target con ciò che vendiamo, per poi appunto fargli acquistare il prodotto e quindi li portiamo nel nostro store con traffico gratuito, il cosiddetto traffico organico. Quindi appunto senza dover utilizzare i metodi con la pubblicità a pagamento. Quindi praticamente quali sono questi metodi? Ovviamente molti li conoscono, ma molti altri insomma non sanno che esistono. Quindi praticamente c'è la possibilità di andare a guadagnare tramite il nostro store in dropshipping portando persone con dei video che possiamo pubblicare e che ovviamente devono essere fatti in un certo modo per far convertire l'utente e quindi acquistare da noi. Pubblicandoli su ad esempio YouTube Shorts, giusto che siamo su YouTube, insomma vi dico questo come primo, poi Instagram Reels, quindi possiamo fare dei video Reels su Instagram, quindi sarebbero video brevi, così come gli Shorts, e poi possiamo pubblicare dei video su TikTok. Insomma, così da farli diventare il più possibile virali e poi appunto trovare delle persone in maniera appunto gratuita. Chiaramente, quali sono i metodi che solitamente funzionano di più? Solitamente TikTok, perché appunto è un social che insomma, un tipo di algoritmo che più facilmente fa diventare video virali o comunque insomma con anche 10.000 visite, che non è considerabile come virale il video, però sono sempre tante visite e quindi più facilmente si possono così ottenere delle persone che vogliono acquistare il nostro prodotto. Oppure anche con YouTube Shorts c'è questa possibilità, quindi che il video diventi virale abbastanza facilmente, insomma, a seconda di come si va a strutturare il video, di quando lo si pubblica, eccetera, eccetera. E quindi questa è una possibilità. Poi, come vi dicevo, c'è anche la cosa di poter pubblicare su Instagram per fare un reel, però su Instagram diciamo che di solito arriva meno pubblico, comunque si possono ottenere un buon numero di visite, però solitamente di meno rispetto a TikTok, quasi sicuramente. A YouTube, insomma, questi due social se la battono. Certe volte riesce un video a insomma avere un maggior numero di visite su YouTube e certe volte invece su Instagram, quindi anche dipende. La cosa migliore quindi è pubblicarlo su ognuna di queste piattaforme proprio per incrementare la possibilità di avere più vendite e quindi che il video diventi anche popolare. Quindi perché poi pubblicato quel video le persone trovano il nostro sito? Perché noi avremo messo quel determinato sito, quel determinato store in dropshipping nel link in bio, quindi possiamo mettere il link in bio appunto su Instagram, su TikTok. A determinate condizioni, comunque dipende da come si fa il profilo, da quanti follower ha, insomma dipende anche certe volte da questo. E poi anche su YouTube possiamo metterlo più che altro in questo caso nei commenti. Se su TikTok, insomma, alle volte a seconda del profilo non sapete, come mettere il link in bio, proprio al massimo potete mettere anche nel video stesso una sorta di bannerino, insomma, una piccola parte del video dove c'è scritto proprio il nome del vostro sito web. Quindi mettete www.nomestore.com. Questa è un'alternativa per poter anche, insomma, portare le persone sul sito tramite TikTok. Però, insomma, la cosa migliore, la cosa che appunto si può fare è mettere un link nella bio del profilo TikTok. Quindi così le persone interessate andranno nel vostro profilo una volta che sono state catturate con, insomma, il video che avete realizzato, che ovviamente di solito è meglio pubblicare tanti video su queste piattaforme, così da avere appunto tanti ordini. Quindi questa è la soluzione migliore. Poi un'altra cosa che si può fare è sempre cercare di trovare persone tramite Pinterest, quindi Pinterest, quindi tramite questo social non molto usato, devo dire. Lo stesso si possono trovare anche persone, per il nostro store in dropshipping. Un altro sistema ancora può essere quello di fare
influencer marketing, chiaramente la maggior parte degli influencer vuole un compenso per pubblicizzare uno specifico prodotto, però non sempre. Quindi possiamo trovare anche quegli influencer che insomma si mettono d'accordo con noi, solitamente sono dei nano influencer o dei micro influencer che effettivamente decidono di fare questo tipo di collaborazione dove noi abbiamo il nostro prodotto che vendiamo e quindi loro, se lo pubblicizzano, vanno a guadagnare una commissione con il loro link. Quindi gli diamo un link affiliato, così si chiama, e quindi diventano nostri affiliati, e quindi se portano delle persone ad acquistare tramite loro, allora ovviamente noi andremo a guadagnare da parte nostra, ma appunto una parte dei guadagni li daremo anche all'influencer. Un'altra cosa ancora che si può fare, però in questo caso non è proprio senza spendere nulla completamente, ma giusto un minimo, diciamo che è quello di andare a collaborare con l'influencer dando anche il prodotto. Quindi non lo deve soltanto pubblicizzare così, dicendo insomma questo prodotto è fantastico eccetera eccetera, ma appunto nella maggior parte dei casi vuole anche il prodotto, insomma lo deve mostrare, lo deve far vedere alla sua utenza, e quindi gli si invia il prodotto e al massimo questa può essere la spesa. Andiamo dal nostro fornitore e gli diciamo di spedire il prodotto a quel dato indirizzo che ci ha dato l'influencer. Così potrà fare a noi la pubblicità. Quindi questo è un sistema. E poi anche un'altra cosa che insomma è decisamente interessante, che molti dentro il mio progetto Freedom, insomma il mio percorso di formazione, stanno attuando, oltre a questo, con i metodi a traffico gratuito per lo store in dropshipping, si può fare uno store in dropshipping, però non in formato diciamo sito web, ma su eBay. Quindi un negozio su eBay possiamo andare a fare, dove appunto vendiamo vari prodotti in dropshipping e le persone, anche a traffico gratuito, quindi a costo zero, ci possono trovare, perché appunto se facciamo le inserzioni, quindi pubblichiamo i prodotti in un determinato modo, in modo tale che siano visibili, quindi con un determinato titolo, descrizione, fotoprodotto eccetera eccetera, allora poi troveremo persone interessate ad acquistare nel nostro negozio eBay, proprio perché appunto eBay ha moltissimi visitatori tutti i giorni che magari nel motore di ricerca di eBay cercano un prodotto, e se noi vendiamo quel prodotto che cercano, poi ci possono trovare e decidere di acquistare da noi. Quindi ci sono vari modi per appunto fare questo, e sono tutti spiegati dentro il progetto Freedom. Quindi qui sotto in descrizione, nel link nella descrizione o nel primo commento in evidenza, trovate il sito del progetto, quindi potete vedere meglio in cosa consiste. Viene spiegato anche come andare a vendere su Etsy, che è un'altra piattaforma per vendere sia un prodotto fisico sia anche prodotti digitali, che volendo si possono vendere anche su eBay stesso i prodotti digitali, e quindi vengono spiegate queste strategie anche a budget zero. Quindi stiamo parlando di delle strategie che sono adatte un po' a tutti, quindi coloro che stanno iniziando o coloro insomma che magari sono già che fanno questo tipo di attività, però vogliono sempre aggiungere un qualcosa in più per incrementare le entrate. Quindi sicuramente può far comodo un po' a tutti. Anche con Etsy stesso, insomma, è un sistema che funziona in maniera abbastanza analoga ad eBay, però solitamente su Etsy si trovano più che altro persone che, insomma, sono di pubblico statunitense o comunque anglofone, e quindi ovviamente le inserzioni in quel caso si faranno in inglese, si può uno aiutare ovviamente con i relativi traduttori del caso, quindi anche con Google Traduttore. Poi ovviamente cercate di fare l'inserzione che si capisca quello che state vendendo, questo è chiaro. Comunque insomma poi non è così tanto diverso da eBay. Poi su eBay più che altro si può vendere anche solo a pubblico italiano, e tramite quello già si può fare un guadagno insomma di tutto il rispetto, mentre su Etsy è meglio vendere ad un pubblico anglofono. Si trovano anche diciamo persone che acquistano che sono italiane, ma decisamente di meno.
Quindi questi sono tutti i metodi per far conoscere il nostro store in dropshipping a costo zero e quindi insomma poi chi li vuole usare insomma può farlo tramite il progetto Freedom, lì trova proprio nel dettaglio passo dopo passo l'esatto metodo che io stesso attuo sia per usare i metodi a budget zero sia per usare quelli anche che richiedono un po' di budget, quelli ovviamente ognuno li può fare anche solo successivamente dopo che magari ha ottenuto dei risultati con questi metodi, poi può decidere anche di implementare quelli insomma se è una cosa che desidera fare. Quindi detto questo, se il video vi è stato utile potete lasciarmi un mi piace, potete iscrivervi al canale per vedere i miei successivi caricamenti e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao a tutti.